Wow, amici appassionati di gaming e di Hearthstone, ben entrati sul canale del Duca per la terza era normale fatta con le carte base per quanto riguarda la Lega degli Esploratori. Dopo il Tempio di Orsi, se... Questa... Andiamo alla città fatiscente, con una sola T però, fatiscente. Ok, vediamo cosa ci aspetta. Vai, 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 vai. Buona, vediamo quanti sono i boss. Eccoli qua, tre soliti tre boss. Il terzo pezzo del bastone, la perla delle maree, si trova nella giungla di Rovotorto. Yeah. Ser Pinnus è già sul Dottor posto, ma non è Pinnus non è in riuscito a sede, ragazzi. contattarlo. Va di Dottor Pinnus, che mi piace un casino sta carta. Chi c'è per primo? Vediamo. I Naga hanno catturato Pinnus. Sbrigati prima che se lo mangino. Lancia viscida. Cosa fa, potere eroe? Evoca un nago affamato. Azzo. Va bene, raga, ho preparato il classico mazzo mago base, che va sempre bene di solito per tutte le stagioni. Proviamo. Ci voleva assolutamente la corona di fuoco, che arriva adesso. Un po' tardiva, ma è arrivata. Vediamo chi rimane vivo. Non riusciamo comunque a salvarci. No. Va bene. Hai vinto stavolta. Allora, adesso ho capito. Modifichiamo un pelino il mazzo, che qua siamo morti come dei cani. Adesso ho capito cosa bisogna fare. Fammi vedere un po'. Vai, Dottor Pinnus. Ci vorrebbe Pinnus. Tac. Ok. Ci vorrebbe una bella corona di fuoco qua, raga. Con la corona di fuoco praticamente la vinci abbastanza facile, secondo me. Se me la dà, guarda, la tengo subito in mano. L'hai voluto E tu. invece no. Niente corona di fuoco. Cambiamo questa. Berserker. Un colpo morto. Vai così. Ogni colpo un morto. Yeah. Dai, dammi qualcosa però, cavoli. Cazzo, fa un danno quando entra, bello. Pecorizzante al ciocco. Colpino, posso sempre pecorizzarlo però, non mi sembra il caso. Dritta sul bersaglio. Va bene. Scusate ragazzi, ma sono abbastanza malato. Stiamo così, 5-2. Siamo già all'interno della shit. Questo ci viene molto buono per qua. Ogni colpo un morto. Dritta sul bersaglio. Ok. Vediamo che si arriva, 4-1. E più uno danni magici. Neboldo del gelo, ci fa male, molto male. Ah, questi ci possono essere utili per rallentarli un attimino, sì. Devo fare così. E Dritta sul prendere bersaglio. Sir Pinnus tra le mie braccia. Però, cambiamo potere eroe, ma giochiamolo, vediamo cosa ci dà. Vediamo. Vediamo la cura, dai. Figata. Dritta sul bersaglio. Andiamo dritti. Ci curiamo, dai, raga. O curiamo qualcuno, vediamo. Dammi la corona di fuoco che è finita. Cos'è che ha fatto? Furia. Attacco di due. Adesso c'è il potere attacco di due. Pesco le carte e finisce 4 natura, va bene. Vediamo cosa fa. È 8 carte. Ha 0 pro di vita. Usa il potere eroe. Infligge danni congela. A chi? Va bene, dai, se fai piazza pulita lì e pesco qualcosa di veramente forte, niente. Dritta sul Siamo così. bersaglio. Ma certamente. Va bene, spero di farcela. Infuriatissimo, cavoli, raga. Cosa fa questo potere eroe? Più 2 attacco. Aia, aia e aia. Dammi qualcosa, dammi la corona di fuoco che è finita la partita, su. Niente da fare. Potremmo giocare questo. E potremmo giocare. Questo
Facciamo così, almeno ci ricarichiamo di qua. Questo facciamo ricarichiamo di qua. Io tirerei anche una bella scopoletta a quello, che lo blocchiamo un attimo, sperando nella colonna di fuoco che mi serve come il pane. Io attacco. Esecuzione addirittura c'ha. Hai capito? Ok, non giocare più niente però. No, cosa gioca? Maledizione di Rafam. No. Fastidiosissima edizione di Rafam. Ecco, la colonna di fuoco adesso me la dà. Non serve più a un cavolo. Pescato male, pescato male. Tra più 3 6 provocazione. Ok. Peschiamo. Ok, stiamo così, concentratissimi. Devo colonnare, mi sa. Però che mi dia qualcosa da giocare, maledizione. Non mi dà niente. Ecco. Maledizione. Grande pernaciata. Dai che resistiamo. Morte agli abitanti. Doppia palla di fuoco al peperone. Rischiamo. Due lì. Sì, bravissimo. Rischiamo tantissimo. Vai così. Fai così, mi fai 2 danni ma resisto. Cazzo. Rimango 1, no. No. Dai, teniamo. Allora, qua sicuramente bisogna far così. Ci curiamo. E giochiamo questo. Dai, teniamo. Dai, teniamo, no. No. 5-2, maledizione. Ancora 1, vado. Non gioca più niente, va bene. Dammi qualcosa per un colonna. Queste quasi la uso. Così riesco a curarmi. Però posso giocare solo la colonna. Questo rimane vivo. Ci conviene fare così. Sì. Ci conviene fare così. Ammirate la potenza. Dai che ce la caviamo. Ancora 3. Devo assolutamente ghiacciarlo. 2-6, va bene. Dovremmo rimanere ancora vivi. E che lo ghiaccio stavolta. Stavolta ce la faccio, sì. Molto bene. Dai che non attacca più lo stronzo. Vai a ghiacciarlo. Attacca adesso. Dai che andiamo a vincere. Mi spiace. Crocogibilisco di fiume. Anzi, ti sistemo io adesso per le feste. Provocazione. E chi va a vincere adesso, amico? Ghiacciamo qua. Dai che andiamo a vincere. Cosa abbiamo rischiato. Non è facile, ragazzi. Assolutamente. È finita, amico. E vai. Il primo abbiamo fatto, non proprio agilmente, ragazzi, devo dire. Fastidioso, stile lancia viscida. E abbiamo vinto. Abbiamo ottenuto il rospo gigante. Vuoi che ti conduca all'ultimo pezzo? Certo. E poi Gorilla Bot A3. Grido di battaglia, se controlli un altro robot, rinviene un robot. Quindi può essere una buona aggiunta per i mazzi mech. Secondo. Altri Murloc. Pesca delle carte finché non hai lo stesso numero dell'avversario. Bisogna giocare qualcosa di veramente fast da qua. Ma che bello Pinna Grossa, ragazzi.
Tutto a due, cazzo. Dammi qualcosa a uno. Puttegna, filomegna, buermossa. Vai. C'ho dentro 70 carte. Ah, ecco. Quanta scortesia. Oh mio Dio, cominciamo. Cominciamo. Quel cacchio di Murloc. Che cosa vuoi? Come bene, sta così. Dobbiamo purificare il pozzo solare. È ora di uccidere. Ok. Boo. Un altro che si schianta qua. Vai che ti schianti. Possiamo usarlo. Avanzate. Stiamo così, va bene. Dai, teniamo con questi maledetti Murloc. Evoca tre mulo che morti. No, sta cosa non mi piace. Oh mio Dio, cosa ha fatto? Questo è buono. Dai che due carte, maledetto. Potere eroe non va a buon fine, perfetto. Ancora? Ma è una fissazione. C'era tutto lui, ragazzi, eh. Madonna mia, che roba. Perché hai chiamato? Allora. Sono pronto. Ok, fammelo ancora. Evoca ancora i mulo morti sta partita, maledetto. Di un maledetto, imbroglione. Ecco. Va bene. Ok. Siamo ancora vivi noi, tanto. Vai. Non c'è più carta, eh. Che non è un benissimo. Comunque faccio 4. E 3, 7. Non sfidare Dustin. Allora, qua cosa è meglio fare? Bisogna dargli un po' di pulizia alla board, chiaramente. Li facciamo fuori quasi tutti. Il 6-1 e muoiono tutti. Siamo così. Siamo così. Siamo così. Dai, dai che ci siamo. Non fai niente con quella roba. Solo quello, perfetto per noi. Dai che ce l'abbiamo in pugno stavolta. Buona. Yesalo. Yesalo. Sei già morto. Non peschi niente. Sì, 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 perché peschi 2-1, guarda. Siamo qua a ridere, perfetto. America, raga. Colpite forte e velocemente. Dobbiamo purificare il pozzo solare. Assaggiate il mio acciaio. Questa è molto easy, eh. Uno zoo, diciamo. Fantamega aggro. È finita, però. Yeah. E vai. Questo è facile, facile, facile. Win. Se solo avesse ricevuto un'educazione migliore in tenera età. Alba de Mullo viventi per il paladino. Carta, bisogna vedere se può avere un'utilità. Il Murlocchino, per molti un nerf al cavaliere Murloc sempre del palli. E ora ci manca solo Dama Nazar. Recuperiamo
raggiungiamo il nostro obiettivo e leviamo le tende. Potere eroe. Alla fine del tuo turno trasforma tutti i servitori in altri che costano uno di mana in più. Tutti. Può essere una buona idea. Andiamo ancora di Zoa, ragazzi. Lo stesso mazzo che ho usato prima. I mazzi ve li metto tutti qua sulla destra. Vediamo un po', vediamo un po'. Dama. Nazjar. Dell'ala nera, no? È la stessa, credo. Vai. La tua anima sarà mia. Roba piccola. Va bene, 1, 2, 3. Siamo abbastanza in curva di mana, ragazzi. Perfetto. Potere eroe. Alla fine del tuo turno trasforma tutti i servitori in altri che costano uno di mana in più. Giochiamo subito, allora. Anche i nostri servitori, quindi, ragazzi. Buona. E infatti ci ha fatto un 3-2. Rospo gigante. Molto bene. E lui non ha giocato niente. Avanti così, allora. Vediamo cosa gioca. La dama. Non robe grosse. I lupi spirituali. Che però li trasforma in... cosa vedo qua? Buono, il cavaliere silente possiamo tradare. Molto bene, ragazzi. Molto bene. Usiamo questo, allora. Questo lo tradiamo qua. Perfetto, lo scudo divino è veramente America. E sarà abbastanza semplice. Se non ha OE particolari, vediamo. Lì l'ombra di Naxxramas. Ma subito. 4-1. Subito lo tradiamo questo. Va bene. Abbiamo anche da pomparci l'armor. Dobbiamo purificare il pozzo solare. One dead. Vai, vai che questa è una passeggiata. Il primo era il più difficile, devo dire. Più fastidioso. Frattaglie fresche. Vediamo cosa è successo. Madonna, vedo. No, Bolvarone, no. Che brocco, Bolvarone. Peschiamo, dai. Facciamo qualcosa di particolare. Peschiamo, facciamo questo. No. Fortuna che ce lo... Vabbè, poi ce lo trasforma, fortunatamente, ragazzi. Se no... Vai. Infligge un danno a chi? Ma se li trasforma non serve a nulla. Ah no, però se c'è carica, sì. C'hai ragione. Ma non là, allora. Ah no, un'altra carica, vediamo. Non l'ha giocata bene, perché se lo trasforma... scusa, l'ho servito allora. 7-5. Olle, abbiamo Illidan. Possiamo giocare tante carte adesso. Qualcuno ha chiamato dottore. Così ci caga fuori un casino di roba. Che cosa vuoi? Vabbè, dai. Vabbè, manca uno left. Vabbè, finita. Una passeggiata questa partita qua. Tra la prima, un po' fastidiosa, questa non è più facile. Ah, però si cura come un forsennato. Vediamo cosa trasforma. 11-7. Cos'è quella roba? No, Malorn. Ma cos'è che ha fatto? Ah, ma ci dà Malorn. Allora, ma giochiamo Malorn. Che ha un costo 7. Congela. Ma tanto lo congela e poi lo trasforma. Io non capisco questo. Però si cura come un'ossessa. Vediamo. Cosa di fortissimo? Ma che c'ho cosa di fortissimo? Doppio. Madonna, che figata. Siamo così. Ah, noi potevamo killarlo. Vabbè, divertiamoci un attimo. Giochiamo questo. Giochiamo questo. Va bene, dai. Questa è veramente facile. La prima è un po' fastidiosa, ma questa è facile. Ulda, non devo dirlo. Pesca le carte. Vediamo cosa si inventa. Sei morta ancora una volta. Ancora Murloc su Murloc. Raddoppia anche quello. Ci sta riempiendo la mano, cavoli. Dai che è finita, su, dai. Vediamo cosa ci ha cagato. Oh, anche Nefarian. Lo voglio uccidere proprio in modo spettacolare. Vai così. Vai. Picchete. Fantastico. Vittoria. Terza ala.
con le carte base, vabbè, facile, completata. La perla è nostra. Yeah. Accompagnami al salone degli esploratori. Andiamo, andiamo a vedere. Ricostruiremo il manufatto. Serpente della fossa, costo 1-2-1 del ladro, distrugge quasi il servitore danneggiato da questo servitore, appunto. E poi questa è molto interessante come carta. Sarà forte, non sarà forte. Strega del mare Naga, costo tutte le tue carte costano 5 ed è un 5-5-5. Ok, eccolo là, vediamo cosa ci dà veramente Sir Pinnus, che chiude di battaglia, rinvieni un nuovo potere eroe base, buona, e l'una gufo selvano, che invece non mi piace molto, assolutamente no. E poi le sfide di classe, sono 3, che andremo a fare, quindi ragazzi, Hunter, Sciamano e Prete, Sacerdozio, va bene, è fatta, vittoria. Yeah, e adesso? Reno. Rafam. Sono Rafam, archeologo. Ce lo frega. Ti se pareva. Grazie per aver recuperato il mio bastone. Lasciate che bella però, raga, figata. Ce l'hanno fregata, non c'è più. E quindi probabilmente l'ultima ala sarà da andare a fare Rafam. Da spaccargli le ossa a Rafam per recuperare il bastone della creazione. Che però, vedete, l'abbiamo. Una bella grafica, finalmente un po' di movimento. Di solito le carte sono immobili. Quindi, ragazzi, abbiamo completato tutta la normale con le carte base. Qui per le sfide di classe, cerco di farle già domani. Quindi, ragazzi, domani alle 13 probabilmente pubblicheremo le sfide di classe. Ricordandovi di iscrivervi al canale, ragazzi, per tutte le sfide di classe, tutto quanto è Arson, tutte le cagate del Duca. Un saluto, alla prossima, mettete like. Ciao!